quindi a un certo punto lui dirà, cioè lui capisce che anzitutto si tratta di un'esperienza interiore, poi sarà uno scrittore e quindi scrive, però lui scrive ciò che vive e dice la via all'oltre passa attraverso la riforma interiore, quindi non è possibile affrontare la vita per come è e per come cambia nella via via che le situazioni sociali e le varie generazioni si evolvono, non è possibile senza una riforma interiore, senza una trasformazione interiore. Ecco, quindi abbiamo Potenze dell'anima che esce nel 1968 e lui, riferendosi a Simone Weil, dice la nozione dei piani sovrapposti verticalmente, le couche, no? Dei piani sovrapposti verticalmente nella vita dell'anima, di cui il più alto è al di sopra della coscienza e della psicologia. Nulla v'è di più importante. Quindi rispetto alla fase psichica, no? Noi siamo passati nel Novecento, a partire dalla fine dell'Ottocento, naturalmente, se vogliamo pensare a Freud, ecco, siamo passati attraverso questa fase psichica che è diventata, per tante ragioni che non possiamo certo qui precisare, è diventata così il faro al quale aggrapparsi. Cioè io faccio analisi e cerco di riscoprire qual è stata la mia vicenda interiore, quali sono stati i miei ostacoli, le mie... E lo so, però se si ferma lì il diagramma è qualcosa di molto angusto, perché la psiche non ti libera, la psiche è densa, la psiche è fangosa, ti fa stare dentro un mondo di nebbia e invece tu cerchi la luce e devi andare oltre la situazione psichica, devi andare oltre la psiche. Ci sarà poi tutto nel 1970, lui è il momento nel quale la sua attività di conferenziere è estremamente vivace, lo invitano dappertutto, un po' come accade il professor Mancuso, voglio dire, è un'altra epoca, ma è successo questo nel suo caso. E parla del satanismo, quindi ci sono delle pagine straordinarie, la sua indagine su che cos'è Satana, cioè il principio della divisione, il principio dell'inimicizia, del veleno, che si scava la strada nella psiche degli esseri umani e la rende schiava. Ora, quindi, non posso fermarmi su Satana, però chi conosce i suoi scritti sa che c'è un amplissimo capitolo sul satanismo e sul sadismo. Quindi lui ha studiato lo Sade, il Marchese de Sade, e secondo lui, ecco, diciamo, i prodromi di quella che sarebbe stata una un fallimento della vita spirituale nel tempo moderno risale a Sartre, quindi una totale obnubilazione della leggerezza spirituale, totale. Quindi il gran criterio della quiete, c'è questo principio che lui sul quale che viene martellato continuamente. Cita Luca a un certo punto, Luca 9:55, non sapete a quale spirito appartenete, Cristo avverte i discepoli, a quale spirito appartenete. Quindi anche qui c'è una visione molto interessante
in cui viene fuori la capacità di discriminare tra le varie energie, no? Che ci dominano. E noi siamo succubi di forze che in opposizione. E quindi soltanto attraverso la discriminazione sottilissima, perforante, noi riusciamo a tenerci a distanza, a tenere a distanza ciò che ci abbatte, ciò che ci vincola, ci rende schiavi. Quindi tra le affinità elettive, vi dicevo Simone Weil, ebbene poi ci sono questi altri personaggi, che grandi studiosi intellettuali del Novecento, ai quali lui si è sentito vicino per questa sottigliezza condivisa. Heschel, il grande teologo ebreo, che gli dedica Passione di verità. E questo è molto interessante, che i due si incontrano a Roma negli anni 60 e si scrutano. Cioè, tu chi sei davvero, no? Cioè, ci viene fuori questo. E quindi pensate com'è raro oggi che un incontro porti a uno scrutarsi nel profondo. E quindi lui assorbe molto da Heschel, e quando comincia questa sua avventura, che è il trimestrale Conoscenza religiosa, quindi questa parabola straordinaria, come dire, per lo più obliterata, perché pochi sanno oggi, soprattutto i giovani tra voi, sanno che cosa è stato Conoscenza religiosa, questa rivista che Codignola, Tristano Codignola, gli propone di pubblicare e gli dà carta bianca. Quindi pensate l'abisso che separa la condizione di uno scrittore oggi rispetto ad allora. Cioè, una volta accertata che c'è un talento, c'è un ingegno, c'è una genialità, l'editore dice fa tu. Quindi, dando veramente la libertà a questa mente geniale, a questo talento, di costruire di programmare una svolta nella cultura, in questo caso della cultura italiana, attingendo alle più diverse tradizioni. Quindi è una rivista che per la prima volta ti pubblica testi buddisti, testi taoisti, musicologia, simbologia, storia delle religioni, c'è di tutto in questi 67 fascicoli. Perché lui la vuole chiamare religiosa? Tra l'altro, pensate che Stano Cominola è un senatore estremamente laico, socialista, quindi voglio dire, che c'entra con Zola? Eppure, ecco che c'era l'intelligenza da parte di questo editore, che poi aveva un'identità politica molto precisa, di lasciarlo libero, diciamo, vediamo che cosa fa. Pensate se oggi ci troviamo nella stessa situazione, quindi con un'irregimentazione editoriale soffocante. E quindi comincia questa vicenda, perché dal 1969 all'83, questo è un trimestrale, quindi escono 67 fascicoli, alcuni sono monografici e altri invece hanno scalette con molti argomenti, e lui li chiama a collaborare le menti lucide che sanno discriminare, no? E quindi c'è Heschel, c'è Schneider, musicologo, etnomusicologo Mario Schneider, c'è Florensky, c'è Triol. Questi sono i primi, cioè se si vede la scaletta di Conoscenza religiosa del primo fascicolo, c'è proprio Heschel, che scrive sulla meraviglia,
che cos'è la meraviglia. Semmai siamo ancora capaci di avere, di vivere lo stupore. E poi c'è Mario Schneider, la simbologia della danza, Marcel Griol, conoscenza dell'uomo negro, l'America degli indiani, la parte di Zorla. Quindi vedete che è un paesaggio che si va allargando moltissimo, sia in senso orizzontale che in senso verticale. Questa è stata un'impresa di fronte alla quale, cioè lui però nello stesso tempo, da una parte era un temperamento molto marziano, molto marziale, combattivo, no? Quindi c'è questo, c'è la volontà di combattere e di imporre una visione che secondo lui è quella valida, quella che può formare, può educare. Quindi c'è questo, nello stesso tempo poi c'è una totale accettazione delle cose come si mettono. Quindi combatto finché c'è da farlo, a un certo punto io smetto. E quindi quando Codignola gli dice guarda, qui nonostante i 300 abbonati io non ce la faccio più a finanziarti questa rivista. E lui scrive questo ultimo editoriale nel 1983 in cui dice meglio che si ritiri nel mondo delle idee una rivista che ha bisogno di questo ossigeno finanziario che però nella totale libertà nella quale io l'ho costruita non può ricorrere a nulla, non può ricorrere a sovvenzioni, a appoggi universitari, niente. Cioè si è retta sugli abbonati, no? E quindi c'è questo congedo, ma è un congedo estremamente come dire, placido, quieto, di accettazione che i tempi sono cambiati e quel tipo di scrittura, quel tipo di apertura sul mondo non è più attuale, ecco, quindi c'è questa visione. Però ecco questa visione, diciamo, in cui l'espansione verso un oltre ha un atteggiamento, una direzione di tipo verticale, con Meraviglia della natura cambia. Quindi nel 1975 lui scrive questa meravigliosa opera sulle meraviglie della natura, dal punto di vista alchemico. Quindi molto prima che ci sia una chimica, c'è un'alchimia, ed è una scienza della spiritualità della natura. Quindi è questa visione che poi come dire, susciterà molti commenti, molta dialettica, molta critica, cioè è una visione olistica il suo. Quindi non è più alto-basso, ma è tutto. La natura come una grande madre colma di energia, colma di risorse, che va rispettata per come è, va studiata, va amata e assolutamente non va violata. No. Quindi c'è un atteggiamento, come oggi si dice, olistico, molto, molto, molto antelittero. Pensate, eravamo nel 1975, no? Ora, c'è un capitolo molto bello che raccomando al professor Mancuso, i Vangeli e l'alchimia. Quindi a un certo punto lui studia i Vangeli e mette a fuoco degli aspetti molto interessanti, cioè alchimia e pesca, messianismo e alchimia, alchimia e escatologia. Dice, in ogni tradizione si ripete uguale la storia della purificazione progressiva. Quindi il processo alchemico è visto come un processo di purificazione che dal denso va al sottile, che dal piombo
va a loro, no? E quindi in questa visione lui poi, voglio dire, da scrittore, lui amava molto pensare attraverso metafore e quindi cito soltanto questa piccola frase, l'intuizione delle forme angeliche operanti dietro le quinte del gran teatro del mondo. A un certo punto parlerà di archetipi, certo c'è questo trattato sugli archetipi, però per lui sono forme angeliche, cioè sono energia assottigliata che costruisce queste velature della vita umana, degli elementi, no? Acqua, aria, terra, fuoco, spazio, cioè tutto questo. E dice, mostrando le energie sottili che plasmano gli eventi, dietro, ecco, pensate, questa è una sua, voglio dire, qui si vede lo scrittore che si compiace di usare certe espressioni, dietro la collera, la calda secchezza di Marte, dietro l'accidioso dubbio, il freddo e secco Saturno, dietro la superbia, il sole, e così via. No? Quindi a questo punto c'è, diciamo, ecco, c'è un oltre, cioè c'è una facondia con la quale lui, come dire, ingigantisce un po' l'esperienza delle cose viste attraverso gli elementi, viste attraverso i pianeti, le costellazioni, cioè c'è tutta questa, capite, questa complessità, una complessità che lo colma, che lo colma di quella mancanza di energia vitale che si trovava a soffrire, ad avere. E poi c'è il saggio sugli usi dell'immaginazione e del declino dell'Occidente, poi questo è un'altra. Lo scrive in inglese perché a un certo punto non ha più editori in Italia, dice va bene, io vado in Inghilterra, non importa niente, mi metto a scrivere in inglese, e ha uno stile straordinario in inglese, e quindi Archetipi lo scrive in inglese, io lo tradurrò poi in italiano, però lui avrà un occhio molto attento a che la mia traduzione sia corretta dal suo punto di vista, no? Ecco, e qui c'è l'altra grande battaglia che lui compie a partire da Usi dell'immaginazione e negli altri libri, nei libri successivi, è la differenza assoluta, la distanza assoluta tra la fantasticheria e l'immaginazione. Ecco, qui questo è un altro capitolo molto importante della sua vicenda. Lui studia soprattutto studia le teorie dell'immaginazione un po' in tutte le tradizioni, ma in particolare si sofferma sulla filosofia persiana, cioè quella che è stata particolarmente influenzata da Platone, no? E quindi siamo tra il 300, 400, 500, 600, diciamo, della filosofia persiana. Ecco, e lì viene fuori questa visione delle cose estremamente assottigliata, nella quale c'è il piano della densità, la terra, le forme, e poi via via c'è questo assottigliamento delle forme, che diventano forme angeliche, per cui il mondo è appunto la nozione degli strati, no? di diversa densità, e l'immaginazione è un'energia che coglie il sottile, mentre la fantasticheria è un muoversi dentro la melma dei sentimenti, delle passioni, cioè tutto questo per lui è da buttare via. Quindi capite che la situazione è stata un po' questa, no? Ora, poi c'è Auge, quindi lui comunque conosce l'India nel 1978. Quindi l'incontro con la terra indiana in compagnia di chi lo aveva preceduto più di 10 anni prima avviene nel 78. Aveva già scritto di India, pensate, Potenza dell'anima, c'è la ripercussione
le parti dell'uomo, no? Le varie funzioni, quindi psiche, spirito, corpo, ragione, eccetera, nelle varie civiltà. E quindi lui si occupa dell'induismo, naturalmente. Quindi lui studia l'India perché è uno studioso onnivoro, cioè lui non ci sono limiti nella capacità di assorbire conoscenza. Quindi la prima India la conosce attraverso i testi, e poi però ci va. E quindi quando ci va resta fulminato, perché per lui l'India è proprio la terra dell'oltre. Un oltre che si esprime nei vari livelli, nelle varie couche, no? Quindi c'è un oltre della densità, quindi con tutte le espressioni più abnormi, no? Che possono, che danno, voglio dire, c'è tutto, cioè è un mondo completo in cui si va dal denso all'ipersottile. E questo non solo nei testi, naturalmente, che lui cerca di leggere alle fonti, ma nell'atmosfera, nella terra, nell'aria che si respira. Quindi i profumi dell'India, così come gli afrori dell'India, cioè è tutto questo, no? Diventa una grande un'avventura dei sensi, certo, perché ci sono le aure, no? Ci sono le atmosfere sottili, e quindi è un luogo che diventa magico per la capacità che parte dalla propria sensibilità interiore di irradiarsi, cioè tu cogli l'aura perché hai la capacità di riconoscerla, altrimenti non c'è. Quindi lui scrive aure nell'85 e viene fuori questo, cioè le aure sottili delle varie terre, dei vari luoghi, no? Poi cercate verità segrete scosse in evidenza. Questo è molto interessante perché lui dice l'esoterico è ben celato, ma nel senso, cioè no, scusate, questo lo dico io, cioè facendo, scrivendo su verità segrete, mi era venuto di dire l'esoterico è ben celato, ma nel senso che sta bene in vista dove nessuno se lo aspetta. No? Quindi anche questa, cioè qui si fa dare l'idea che l'esoterico sia una stranezza insetta, ma vuol dire più interna. Quindi noi abbiamo avuto questa guida straordinaria della lingua greca che tendiamo a dimenticare. Esoterico è un comparativo, vuol dire più interno. Quindi se tu proietti, diciamo, questo più interno dentro di te, ecco che hai un'esperienza esoterica, che non c'entra niente con l'affiliazione alle varie sette e cose del genere che lui detestava, no? Quindi la mia piccola modesta osservazione è, non è che c'è una, cioè il nascosto è visibile se abbiamo la capacità di percepirlo, no? E quindi io a un certo punto dico è la percezione dell'esperire che butta di te, cioè c'è uno scatto, cioè, se avviene quello scatto, allora sì, io posso percepire le forme angeliche, le aure, cioè, e anche comprendere i segreti, cioè l'indicibile in realtà, no? Perché ci sono, come dire, la vita è anche questo, no? Cioè che certe cose le devi capire da te, ma nessuno te le dice, nessuno te le rivela. Poi abbiamo uscito dal mondo, quindi pensate, siamo nel 92. Liberazione e lo stato non suddiviso, ignaro d'ogni scissione, nel quale sono assorbiti senza ombra di contrapposizione gli elementi, e mette in parentesi stoicheia, quindi nel senso greco del termine, e i fatti, la pragmata. La liberazione pervade e ispira una vita dialogante con la luce, e forma l'essenza. E qui c'è questa frase, appunto,
di cui vi siete piaciuto, in qualche modo c'è cioè, un ancora di mezzo, dobbiamo riconoscerli. So per certo che nel silenzio e nella solitudine, in cima a un monte, nel volto di un bosco, o in aperta pianura, o anche nel fitto di un nebbione, se per un istante cesso di far seguire la trafila dei pensieri e delle immagini della mente, giunge alla mi basta trattenerla dolcemente e tutto in me si rimonta. È come acquistarsi un potere illimitato, la battuta del mio bambino del giorno, questa potenza che si sente colmato. È come acquistarsi un potere illimitato perché null'altro desidera. Quindi qui c'è lo scatto di svelo, no? Cioè io sono uscito dalla dipendenza dal desiderio. Tutto mi sento alla radice del cosmo, tutto mi circonda a mente felice perché nulla di più potrei desiderare. Ecco, cioè, capite che entriamo, cioè questo era il suo modo, era il vincolo col quale vibrava nei confronti del desiderio. La spiritualità non è un valore astratto, ma mente irraggiungibile e ostile al piacere. Questa è un'altra molto interessante questa osservazione. Non c'è ostilità al piacere, ma c'è una capacità di la consapevolezza, cioè una dimensione di convergenza che ci appartiene dall'origine e ci tocca solo di scoprire e fare il più desiderato. Poi c'è quest'altra definizione molto bella, la capacità di leggere come singolo, di verità trascendenti, tutte le figure storicamente visibili come sotto qualunque cielo e in qualsiasi luogo. L'apice della creazione sta quando la mente vede al di là della soglia del passo, raggiungendo nell'essenza come una mente che guarda di là. Poi c'è naturalmente il suo incontro col qualcuno di Pigeli, quindi la scoperta della straordinaria potenza spirituale di quelli che attraverso l'Ottocento e il Novecento sono stati considerati primitivi, no? Quindi c'è questo. E poi la straordinaria ricchezza del mito, cioè il fatto che vivano nel mito cercando di risalire alle origini attraverso i loro riti è una forma di straordinaria maturità intellettuale, no? Quindi è l'occidentale così rozzo da non aver capito questo. Okay. Quindi capite che la visione tra lui e Levi-Strauss c'è una differenza immensa, perché lui capisce la profondità dello spirito indigeno, così che è indifferente al progresso. Ci sono tante brecce, no, che si aprono in questa visione delle cose. Per esempio c'è questa ripartizione sottile delle energie mentali indiana. Quindi quando lui dice noi abbiamo un lessico molto limitato, perché noi la mente, ma qui ci sono dei livelli straordinari di sottigliezza, per cui mente manas, no? Quindi viene proprio dalla stessa radice indoeuropea. Però c'è una attraverso la tua energia, cioè la mente è un'energia, è una fonte di energia che raggiunge livelli estremamente assottigliati.
tra Manas e Buddhi c'è un abisso. Buddhi è la percezione sottile delle cose. Quindi questa parola, no, che è la base, diciamo, di tutta la è il pensiero del risveglio. Quindi non è tanto la conquista del risveglio, quella potrà non avvenire mai, ma coltivare la prospettiva di una liberazione dai condizionamenti. Questo, per esempio, avere tante visioni che lo conquistano, lo catturano. La definizione di filosofia perenne, voi sapete che a un certo punto scriverà un libro che si intitola così. La filosofia perenne fu formulata sin dai primordi delle civiltà occidentali nel pitagorismo e via via nei secoli è affiorata in modo compiuto o parziale, sempre comunque costretta a mascherarsi dietro le persuasioni dominanti. Ci si domanda come si possa atteggiare nei suoi confronti la tradizione più antica d'Occidente, l'ebraica. E troviamo una formulazione nel sommo talmudista Dov Bayer nel 1772 che avrà una visione olistica delle cose sul piano spirituale. Tutta la terra è il sasso, dice a un certo punto Dov Bayer. Poi ecco, pensate, questa è una sentenza, diciamo, molto categorica da parte sua, nelle tre vie, che è un piccolo trattato sulle varie direzioni che ha preso il pensiero indiano, cioè verso la conoscenza, verso la bhakti, cioè verso la compassione e verso la vita materiale, il karma. Che vuol dire azione. Allora la frase è: quando la liberazione è turbata e si disperde negli oggetti molteplici si chiama mente, quando è persuasa nella sua intuizione si chiama intelligenza, quando stoltamente si identifica con una persona si chiama quando invece di indagare in maniera coerente si frammenta la teoria dei pensieri vaganti si chiama coscienza individuale. Quando il movimento della coscienza, trascurando la gente, si protende al frutto dell'azione, si chiama fatalità. Bene, l'ultimo libro che lui pubblica e che esce dopo la sua morte è Discesa alla Resurrezione. Si esce nel 2002. Nella prima settimana di giugno del 2002, ecco, qui è molto interessante vedere come ormai la parabola è compiuta e c'è questa mancanza di fiato, diventa effettivamente il grande ostacolo, diciamo, alla continuazione della sua vita, e lo si sente nello stile di la scrittura è ansimante, frettolosa, il pensiero corre velocemente, le parole stentano a stare dietro al pensiero, no? Quindi c'è questa è un po' come una iperdrammatizzazione in cui si rivede tutto ciò che lui ha vissuto, che ha capito della vita. E però c'è una prospettiva, quindi in un certo senso lui, consapevole di come le cose stavano cambiando e di come di fatto sono cambiate con la robotica, quindi passare dal livello in cui è l'uomo che attinge alle sue energie, al suo talento, al suo ingegno, eccetera, cioè da quando cominceremo a convivere con gli androidi intelligenti è cambiato tutto,
cambiato tutto, perché io leggevo, cerco sempre di documentarmi sulle pagine scientifiche, ecco, è questo, cioè si vuole costruire un androide che abbia le stesse prestazioni umane, ma maggiorate, amplificate, quindi è l'oltre della nuova fase robotica, no? In cui quindi rimane un enigma, cioè e la spiritualità che posto potrà avere? Sarà inabissata? Perché il robot potrà semplicemente essere perfetto sul piano delle sue prestazioni, avere anche dei sentimenti, perché ci stanno lavorando, però quel nucleo che è ciò che noi chiamiamo spirito, spiritualità, resterà? Quindi questa è una domanda aperta, no? E allora lui dice, però c'è una prospettiva nel suo caso, in questo ultimo libro. Forse si scoprì in tal maniera il nucleo di un'intesa filosofica futura in cui sarà dato di attingere le premesse fondamentali comuni, fondendo l'io e l'universo dentro l'unità dell'umano, dell'animale, del vegetale, del minerale, compresa la rupe più compatta e l'acqua più pura. Quindi c'è, diciamo, la sintesi olistica, diremmo oggi, di questa vita, questa energia che ha prodotto le cose a questo livello, quindi la condizione umana. Allora, lui riflette molto sulla morte, medita sulla morte, non solo perché sapeva che stava ridotto, ma anche per cogliere in un certo senso la soavità di questo trapasso, no? Quindi questo è quello che io stessa ho constatato naturalmente nelle ultime fasi. Lui era molto legato a Ostrostat, lo cita spesso. E c'è una poesia tradotta da Elena Croce, Erlebnis, che lui cita a un certo punto. Ma non, voglio dire, è un articolo uscito sul Messaggero nel 71, quindi voglio dire, non vi sto parlando di un'imminenza del trapasso da parte sua. Ed è molto bello. E quietamente sprofondavo in quel tramare di mari trasparenti e abbandonai la vita. Che meraviglia di fiori che erano là, con cupi ardenti calici. Del tutto dilagante saliva dal profondo una musica che opprimeva il cuore. E questo io lo sapevo, pur senza comprenderlo, lo sapevo. Questa è la morte. Si è fatta musica, prossima alla più profonda tristezza. Ma strano, una nostalgia senza nome piangeva senza suono, come quando uno piange quando su una grande nave con gigantesche vele gialle verso sera su acqua e blu cupo lungo la città, patria costeggiando passa. Ecco, quindi voglio dire, questa poesia per lui è un'immagine molto verifica e molto consolante del viaggio, dell'ultimo viaggio. A un certo punto lui dirà, proprio nel terzo editoriale di Conoscenza Religiosa, noi siamo nel 1983, religioso in senso proprio si intende chi ha subito la morte e ha avuto il dono della rinascita, si è resuscitato da visioni e patimenti infernali. C'è sempre questa visione, diciamo, del martirio che è sofferenza ma è testimonianza nello stesso tempo. Ecco, lui la vive, la raggiunge non solo attraverso i Vangeli, attraverso i Salmi,
voglio dire, era nutrito di queste letture, ma con un atteggiamento di lucido distacco rispetto a questa tradizione. Ecco, quindi voglio dire un piccolo pensiero conclusivo mio, ecco, riguardo all'oltre, al tema dell'oltre. Se inizialmente si evoca un oltre come meta, metata fisica, no? Come sopra, via via che la mente si inoltra alla radice di se stessa, l'oltre si precisa come il dentro del dentro, e ne emerge lo spirito non come la categoria egoica, ma come radice della vita, il respiro. E l'addentrarsi nel respiro è il modo per catturare la chiave della vita e dell'intelligenza come una lode e un sacrificio. Quindi lì poi c'è questa meditazione straordinaria sul senso profondo del sacrificio, che non è una rinuncia, ma è un'offerta. Cioè tu offri quello che tu sei senza attesa di un ritorno. Nella sua purezza integrale il sacrificio è questo, cioè non è un dotes, è un'offerta. Quindi offrirsi all'oltre significa sacrificare tutto ciò che è ordinariamente elargito, pensato e sentito, va a dare la trasformazione nel dentro del dentro, abbandonando tutto ciò che è superfluo alla vita spirituale. Quindi per quello io nel Conoscitore Segreto ho messo in esergo all'inizio la frase di Hofmannsthal, che si addice perfettamente a me. Quando un uomo se n'è andato per sempre, porta un segreto con sé, come a lui, proprio a lui, sia stato possibile in senso spirituale vivere. Però capite che è un'accezione di spiritualità che non coincide letteralmente con le accezioni che ci sono note, che ci sono familiari, di cui è un maestro Vito Mancuso. Non è proprio così, ecco, è stata un modo di affrontare, di attraversare la vita cercando di raggiungere il nucleo profondo delle cose senza nemmeno dipendere dalla fede. Quindi cioè, ci sarebbe molto da dire sulla differenza tra fede e fiducia. Scusate, solo ancora Buonasera a tutti. Io alla professoressa Marchianò parlava di imbarazzo all'inizio, io lo ribadisco anche da parte mia, più che imbarazzato mi sento schiacciato da tutto quello che ho sentito dall'opera di Elie Mirzolla, dalla modalità con cui la professoressa Marchianò adesso ne ha mirabilmente illustrato i passaggi, gli snodi fondamentali, e penso che sia una cosa non solo mia, penso che anche voi dopo questo tempo, dopo questa ora e qualche cosa, o questa ora e mezza, non è solo che siamo stanchi, è che siamo proprio schiacciati dalla potenza, dall'onestà, dalla profondità di cui alcuni esseri umani sono capaci. E questo già qualcosa ci dice sull'oltre.
già qualcosa ci dice sull'oltre. Vedete, io vengo da una tradizione che è quella cattolica che ha, ho detto vengo, adesso non lo so bene dove sono, se sono ancora nella tradizione cattolica, sono a metà, un passo dentro e un passo fuori, probabilmente sono un passo dentro e un passo fuori, e a me piace molto questa linea di confine, perché penso che sia nel confine che passa la possibilità di incidere, di fare qualcosa di nuovo, proprio nel confine. E comunque la tradizione cattolica ha nei confronti dell'oltre una qualcosa, come dire, di insoddisfacente per quanto mi riguarda, perché da un lato l'oltre è troppo oltre, è quel meta al di là, è quello spiritualismo che si contrappone alla materia, quella maniera di parlare di Dio che vuole contrapporsi al mondo, è quella maniera di parlare di Dio che vuole contrapporsi all'uomo, insomma queste cose per cui l'oltre è troppo oltre. Da un lato però l'oltre cattolico poi è anche troppo poco oltre, perché c'è il potere delle chiavi, perché c'è il potere della Chiesa, perché c'è una dogmatica toccando la quale, e leggendo la quale, studiando la quale, il catechismo, la dogmatica, i riti e così via, sei proprio, come dire, a contatto diretto con l'oltre. Quindi è un oltre politicamente molto spendibile, siamo qui a pochi passi, tutto sommato, da Santa Maria Maggiore, è lì così, no? Santa Maria Maggiore, è lì, se ricordo bene, è sepolto Michele Ghislieri al secolo, passato alla storia come Pio V, anzi addirittura San Pio V, ecco che è proprio un esempio abbastanza palese di come si può prendere l'oltre e renderlo un fattore politico molto, molto utile. E che io vengo da questa tradizione. E di fronte una tradizione così alla quale, ripeto, appartengo ancora e che sento mia e di cui vedo anche però le insufficienze, vedo il bisogno di purificazione, si è parlato di purificazione, l'alchimia come purificazione, ecco io penso che ci sia bisogno di purificazione, ma all'interno della tradizione cattolica non è la purificazione che riguarda solo lo ior, le panche, la vita sessuale dei preti e queste cose, l'attenzione all'ascesi, e va bene, c'è un discorso di purificazione che riguarda la dimensione intellettuale, che riguarda il catechismo, che riguarda i dogmi, che riguarda una tradizione che si è formata con la forza, che ha scritto il catechismo. Scusate un po' l'enfasi, del resto parlerò poco perché è stato scritto anche un po' col sangue il catechismo, perché se alcune persone non fossero state tolte di mezzo, se alcune persone non fossero state schiacciate, avrebbero potuto sostenere alcuni articoli, alcune visioni diverse e la storia della dogmatica sarebbe stata diversa. Va bene, io vengo da questa tradizione. E rispetto a questa tradizione, forse proprio per questo, io sento il richiamo A, della libertà, due, della natura. E quindi sentire queste cose, che questa libertà intellettuale, che una figura come Elemir Zolla, direi allo stesso modo grazie a Marchianò, testimonia, no? Ecco, questa libertà di affrontare, di leggere, di studiare, senza avere nessun dogma, ecco, nessun dogma. Mio amico Alessandro Bergonzoni dice l'aria che preferisco è appunto nessun dogma. Ecco, avere questo senso di questa libertà da se stessi e dalle convenzioni e dai poteri, questo è qualcosa che mi attrae molto. E mi attrae molto anche il discorso che riguarda la natura, naturalmente, e il discorso che è stato fatto sull'oltre, perché qui veniamo poi alla questione fondamentale. Cosa vuol dire oltre? Non vuol dire al di là, vuol dire più in profondità. Questo è quello che ci è stato detto, vuol dire dentro, e qui noi tocchiamo qualcosa che riguarda la modalità di intendere Dio, la modalità di intendere lo spirito, la modalità di intendere la ricerca spirituale. Vedete, ci sono due modi mediante cui gli esseri umani pregano. Il primo è quello che alza le mani verso il cielo. Così si prega in questa maniera o ci si abbassa, ma comunque è sempre qualcosa, come dire, che ci porta fuori, oltre come fuori. Ed è una modalità di questo genere. Devo andare oltre me stesso perché ho bisogno di essere salvato da me stesso, dalle sabbie mobili, dalla psiche, da questo
tutta questa fango, viscosità, da queste dimensioni torbide dell'ego, della psiche, ho bisogno di essere salvato, io su questo concordo perfettamente a questo livello, e cosa faccio? Esco da me, esco come? Mi supero in un certo senso alienandomi, dimenticandomi e andando metatafisica, cioè andando al di là del fisico, nel metafisico, e anche la modalità mediante cui si prega mostra questa dimensione. C'è un'altra modalità di pregare che invece è esattamente il contrario, le mani non sono rivolte verso l'esterno, ma sono raccolte su di sé, si prega così, si prega concentrandosi, quasi, quasi come se si ritornasse in posizione fetale, quasi, no? Si sente il bisogno di... E questo che cosa dice? Questo ha un'altra... Vai sempre oltre il tuo ego, e oltre il tuo corpo, ma non alienandoti, ma scendendo nella tua profondità, ed è quello che ci è stato detto. Qui naturalmente è qualcosa che riguarda tutte le tradizioni spirituali. Adesso che parlo a me vengono in mente due citazioni. La prima è quella di Agostino, famosissima, del Vera Religione, laddove dice che la verità dove abita? In interiore omine habitat veritas, De Vera Religione 39, cioè, e dice non uscire, non andare fuori di te, non rientra dentro te stesso. E quindi appunto questa dimensione dell'oltre, che in realtà è l'io più intimo dell'io, no? Il cor inquietum è questo io più intimo dell'io. E l'altra citazione che precede Agostino di 8 secoli, che mi viene in mente, è un libro taoista che immagino ci sarà in questa libreria, il Neye, un classico taoista, che dice al capitolo 14, dice più o meno così: dentro il cuore un altro cuore racchiudi, dentro il cuore un altro cuore è presente, questo cuore, dentro il cuore è il pensiero che precede le parole. Pensiero che precede le parole, il microfono mi sa che non funziona più, ma fa niente. Funziona. Ecco, pensiero che precede le parole. Allora l'oltre è questo contatto con un pensiero senza parole. Conoscete voi un pensiero senza parole? La capacità di esprimere un pensiero, un'idea, forse l'idea platonica, quando Platone diceva idea, che non è l'opinione, non è la doxa, un'idea. Un'idea che precede le parole, perché è la sorgente delle parole. Conoscete voi qualcosa del genere? Ma se avete intuizione, se qualche volta avete sperimentato questa ricchezza, questa dimensione, questo spirito, beh, questa è la sorgente della mistica di cui si parlava, di cui abbiamo parlato. Io ho preso un sacco di appunti, anche abbastanza così, di sopra sotto, non so neanche bene adesso come continuare. Ecco, poi però una cosa mi ha colpito di quanto Grazia Marchiano diceva, lo scatto. A un certo punto tu hai parlato di scatto, c'è cioè un bisogno di uno scatto, perché che cos'è questo scatto? La percezione che scatto io, com'è possibile attuarla? Io butto lì questa domanda: com'è possibile attuare per noi che viviamo necessariamente nel nostro corpo, per noi che viviamo necessariamente la nostra psiche con tutte le sue cose torbide che ha e che tuttavia siamo noi? Siamo noi, perché anche noi siamo noi, con le nostre emozioni, con i nostri sentimenti, con quello che abbiamo, con le nostre passioni. Com'è possibile che avvenga questo scatto? Da dove viene? È un lavoro che faccio? Sono attratto? Non so, qui c'è lo spazio per parlare della grazia. Adesso è tardi e ci fermiamo. Parlare della grazia. Da dove avviene la grazia? Com'è possibile? Zolla, bambino, cammina nel frutteto, ha la fortuna di aver avuto un nonno probabilmente che lo faceva riflettere, prende una mela, la mela cotogna, poi ne prende un'altra ed ecco che scatta già qualcosa, la differenza dei sapori, no? Ed ecco che questa sensazione lo porta a sentire qualcosa di diverso dentro di sé. Lui, bambino, no? Il primo momento in cui scatta qualcosa. Io prendo una mela, ne prendo un altro, mi accorgo della differenza dei sapori e invece di essere gettato sulla voracità, ne voglio una mela, ne voglio un'altra, invece di pensare, come dire, scatto di livello. Ma come mai scatto di livello? Sono io che scatto di livello? È qualcosa che viene dall'alto, che mi tira su? Che cosa avviene?
Zola poi si guarda allo specchio, no? Si guarda allo specchio e riflette, riflessione, guardare allo specchio invece di fare come il 99% delle persone che guardano allo specchio e si guardano, no, sto bene, non sto bene, ho i capelli così, non li ho così, come sto invecchiando, non sto invecchiando, sono a posto, non sono a posto, invece di fare questo dice, si chiede chi sono io. Da giovane, chi sono io? Chi è questa immagine? Mi contiene totalmente questa mia immagine? Io sono di più di me? Cioè, io sono più di io? C'è qualcosa di diverso, di più profondo? Che cosa? Io non ho risposte, non è che adesso voglio venire qui a vendere la grazia, non è che sto tentando di rispondere a queste dimensioni dello scatto, della grazia, che possono... dall'alto, voglio dire, cioè qui dobbiamo, è una geografia un po' costruita. Guarda, tu tra l'altro ti chiami anche Grazia, quindi la cosa, quindi grazie, io non penso che la grazia, io non lo so, non voglio dire che viene dall'alto, perché quelle cose che tu hai detto, che bisogna superare le dimensioni spaziali, l'alto, il basso, la destra, il dentro, fuori. Io penso che veramente se Dio esiste, Dio è quella mente, quella fonte di energia, quello spirito dentro cui noi siamo, ci muoviamo ed esistiamo, che è la modalità mediante cui il Nuovo Testamento parla, a mio avviso, nel modo più intenso e più vero di Dio, che non è quando dice Padre nostro che sei nei cieli, meta, cioè l'aldilà. L'aldilà, sei nei cieli, io sono sulla terra, e allora viene in mente Jacques Prévert, Padre nostro che sei nei cieli, restaci, io sto nella terra, e viene in mente questo dualismo con tutto il discorso dentro cui ancora ci muoviamo, di credenti e di non credenti, e capire che tutti facciamo parte di una grande energia o di una grande mente, svegliandosi alla quale, ed ecco quindi la puntità, ecco quindi la consapevolezza, svegliandosi alla quale, come dire... entriamo nella profondità vera di noi stessi, ecco, io che poi è questa forza vitale, e tu parlavi pure di questa forza vitale. Cioè dipende dall'ampiezza della cognizione della forza vitale, no? E questo, cioè la cosa strana è che questi fisici hanno capito le cose come stanno, però senza alcun contatto con l'interiorità, cioè, e questo è il grande problema che noi abbiamo oggi, che dobbiamo fronteggiare oggi, è questo, cioè loro hanno capito che le cose stanno in quel mondo, cioè che c'è una grande mente, che c'è una fonte di energia immensa, però è l'esterno, cioè la guardano, la studiano, la quantificano, la misurano, ma non c'è il rapporto con se stessi. Cioè, non il sé personale, voglio dire l'esperienza interiore della totalità delle cose, questa ci manca. Guarda, io per quanto attiene i fisici, ovviamente non me ne intendo granché, però leggendo gli articoli saggi di Heisenberg, i suoi scritti di saggistica, leggendo pure i saggi di Einstein, io vedo che esista in loro almeno in alcuni una grande profondità, così pure Max Planck si interrogano su Dio, così Pauli che parla e ragiona con Jung, cioè forse c'è più ricerca spirituale in alcuni grandi fisici che in alcuni grandi credenti o cardinali o uomini di chiesa e così via, quindi io vedo uno scavo profondo in molti di loro. Comunque il vero problema è secondo me è indagare due cose: il primo il discorso del sincretismo, cioè il discorso delle religioni, e il secondo è il discorso della natura. Secondo me sono queste due le vie su cui la ricerca spirituale contemporanea deve andare. Noi occidentali postmoderni abbiamo un estremo bisogno di spiritualità. Il nostro mondo mondo manca di fiducia. Io leggevo proprio in questi giorni, sto leggendo in questi giorni uno scritto bellissimo di Johann Huizinga, scritto nel 1943, quando vedeva l'Europa distrutta e quando era gli arresti domiciliari perché la Gestapo l'aveva messo. E lui dice,
siamo al cospetto di una distruzione totale. Possiamo rinascere da questa distruzione solo se riprendiamo i fondamenti della fiducia. Ma dove troviamo questa fiducia? La natura, così come appare, così come si mostra, non è tale da proporci, da avere fiducia. Uno guarda la natura, per certi aspetti ti fidi, per altri aspetti non ti fidi, non è tale da avere fiducia. Così pure la storia degli uomini, per certi aspetti ti puoi fidare, per altri aspetti, e nel 1943 erano dominanti questi aspetti, per altri non ti puoi fidare. E quindi dove troviamo questa fiducia che è necessaria? Necessaria la fiducia tra stati, è necessaria la fiducia tra persone per poter fare economia. La stessa parola credito, che è una parola dell'economia, dice credere, dice bisogno di fiducia. Dove la troviamo? Questo è il grosso, e questo diceva Huizinga, e sono perfettamente d'accordo con lui. Naturalmente questa è la strada, è quella di una rinnovata, di un rinnovato discorso etico e di un rinnovato discorso spirituale e religioso. Quindi ne va della nostra civiltà, ne va della nostra civilizzazione, ne va dell'Occidente, ma per dire l'Occidente, per dire l'Oriente, ma l'Occidente è ancora più in crisi da questo punto di vista, come dire, della stessa possibilità di definirsi civiltà di queste cose. Ma e come si ricostituisce tutto questo discorso che ha così lacerato e sta ancora lacerando la coscienza contemporanea, per cui l'unica maniera di pensare il progresso è quella di pensarlo non all'insegna dell'umanità, ma all'insegna della robotica, cioè di una potenzialità di tecnologia, di prestazioni, e non potenziando, come dire, i veri sentimenti di humanitas, che a mio avviso sono l'unico criterio per stabilire il criterio di un progresso. Si può parlare di progresso, io non ce l'ho col termine progresso in quanto tale, ma dico che si può parlare di progresso solo se effettivamente, come dire, il progresso è legato all'humanitas, alla capacità di creare legami, di credere insomma nei sacri valori dell'umanità. E quindi occorre veramente questo enorme, lunghissimo discorso di ricostruzione. Io penso che una persona come Zolla sia un profeta del domani, del dopodomani, sia un profeta, un saggio, insomma, non vorrei essere enfatico nel dire questo. Comunque la sua opera è destinata a essere una miniera che, così come quella di Pannikar, per esempio, che deve costituire per tutte le persone che vogliono ricostruire questo tessuto spirituale, costituisce un imprescindibile punto di riferimento. E i punti di riferimento, e concludo, sono due. Uno, approfondire il discorso sulla natura, quindi il dialogo con la scienza, e secondo, il sincretismo religioso, il dialogo interreligioso. Io non ho paura a usare il termine sincretismo, che negli ambienti cattolici viene sempre usato in maniera spregiativa. Io non ho paura a usare questo termine, perché tra l'altro viene da Creta. Cioè il termine sincretismo è sin, che vuol dire con, e poi questo cretismo viene dal termine per l'isola greca di Creta, e sincretismo delinea il costume che avevano i cretesi, che erano abitualmente sempre divisi tra di loro, litigavano come avviene per tante comunità umane. Quando però c'era una minaccia esterna, si mettevano insieme, si coalizzavano e sapevano respingere questa minaccia. Ecco, quindi noi siamo al cospetto, siamo in un momento di grande minaccia di quelli che sono i valori della humanitas, di grande minaccia di quelli che sono i valori dello spirito. Tu dicevi spirito, ma oggi quando diciamo spirito, che cosa intendiamo? A che cosa rimandiamo? Io ho riflettuto tanto su questo aspetto, e la mia risposta è: spirito uguale libertà. È quella capacità di creatività, quella capacità di sorgività, di non prevedibilità, di porre il nuovo, se vuoi anche di caos, di porre caos laddove c'è tanto logos, laddove c'è tanto ordine, porre un po' di caos, oppure viceversa, naturalmente, porre logos, porre ordine dove c'è solo caos, e comunque all'insieme dell'imprevedibilità. Questo è spirito. E quello che è in pericolo oggi è la capacità di essere imprevedibili da parte degli esseri umani, di essere liberi sostanzialmente, creativi, originali, e corriamo il rischio di essere appunto continuamente stereotipati, ripetitivi, di essere l'eterna ripetizione delle cose dette, delle cose risapute. Questo è il pericolo. Il pericolo è la minaccia della nostra libertà, insomma, questo è il punto, ma proprio una libertà che nasce da dentro. E a mio avviso il vero compito della spiritualità è questo, è quello di irrorare, innaffiare
la sorgente vera di ciò che ci rende uomini, a prescindere poi, e concludo, dal fatto che qualcuno poi possa questa sorgente legarla a un Dio trascendente, qualcun altro a un Dio immanente, qualcun altro a una pluralità di dei. Direi che oggi la teologia deve porsi al servizio di qualcosa di più grande di sé, e questo qualcosa di più grande di sé è lo spirito. Lo spirito del mondo, è il mistero della natura, è il mistero della vita. Il pensiero, il bisogno di pensare, perché hai dato questo titolo? Ma guarda, non lo so, adesso sto sudando. Perché sono anche un po' emozionato di essere qui al tuo cospetto. Perché bisogno di pensare? Cioè, cosa intendi per pensare? Non nel senso soltanto, naturalmente, accademico. E sai, pensare in italiano deriva da pesare. E quindi pesare, ponderare, e quindi pensare è anzitutto il bisogno di... Di essere però profondamente a contatto con la vita. Sì, sì, naturale, di essere a contatto con la vita, ma volevo dire una cosa. Sì, quello certo, il pensiero è ciò che ti fa essere a contatto con la vita, ma anche la sensazione, le due mele di Zolla. Non pensava in quel momento, sentiva la differenza tra una mela cotogna e una mela renetta, e questa sensazione l'ha portato oltre, gli ha fatto cominciare a comprendere l'oltre, no? Ecco, il pensare rimanda a pesare nella nostra lingua, in altre lingue altre cose, per esempio in latino cogitare, cum agitare, cioè fare agitazione nella mente, come in questo momento nella mia c'è agitazione, cum agitare. In tedesco Denken, Heidegger fa l'assonanza, Denken pensare, l'assonanza con Denken, cosa che c'è anche in inglese, to think, to think. E va bene, in italiano pesare vuol dire, da un lato, avere la mente come una bilancia, i due piatti. Io sono convinto di questo, che la nostra mente è come una bilancia con i due piatti, laddove da un lato tu puoi pesare, tu puoi pensare veramente quando hai da un lato un'idea, una visione del mondo, un sistema di valori, una filosofia di vita, una spiritualità, una religione, chiamala come ti pare, ma insomma quando hai una gerarchia, un ordine, una visione, quando hai questo da un lato, e dall'altro, sull'altro piatto della bilancia, ci metti la realtà. Sei sempre aperto alla realtà, alle contraddizioni della realtà. La persona che pensa è la persona che ha dei valori, che ha una visione, e al contempo è sempre aperto alla realtà, e si fa confutare, se vuoi, al caos, si fa confutare dalla realtà. Il pensiero nasce da dall'impatto, spesso contraddittorio, tra l'idea che ti guida, la tua stella, la tua idea, la tua visione del mondo, per esempio, non so, il primato del bene. Questa è la mia idea. Il primato del bene, che si dice come bello, che si dice come vero, cioè io credo a questa dimensione, Kalaus Kaya Gazzossi, trascendentali dell'essere, io credo in questa armonia di fondo delle cose e del mondo, io sento di aderire, sento che questa, e dall'altro però sono al cospetto di un mondo che spesso mi contraddice, e da qui nasce il mio pensiero, da questi due piatti. E si pensa veramente quando si dà onore tanto al piatto dell'ideale, al piatto della bilancia che è l'ideale, alla tua filosofia di vita, alla tua interiorità, tanto a questo, ma anche all'altro. E all'altro che è l'esperienza concreta. Allora nasce il pensiero, altrimenti sei o dogmatico. O sei schiacciato dall'ovvio, schiacciato anche dal tragico, dall'assurdo, e semplicemente non pensi, ti lamenti nel migliore dei casi, o batti le mani, ma insomma non pensi, sei schiacciato di fronte alla realtà. Quando invece hai le due cose insieme, puoi pesare. Quando invece non puoi pesare, noi diciamo che non possiamo pesare, diciamo che è imponderabile, non a caso, non c'è un pondus, non possiamo ponderare una cosa imponderabile, e non la so pensare, non la so pensare. Ma perché mi hai chiesto? Della bilancia. No, non sono per niente equilibrato, infatti, io non sono di un altro segno, sono... No, è su
sudato, lasciamolo stare adesso. Grazie.